l'abitudine. Il fatto che le ferie noi le prendiamo in agosto. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Sono arrivato il 4 giugno del 2000, il primo giugno e il 4 giugno, mi ricordo. Poi da quel momento là sono diventati giorni uno dopo l'altro. Io stavo girando per il mondo, il mese di luglio, rivengo lì su in Italia, vado in ufficio ad agosto, non c'era nessuno. No? 5 milioni al giorno, eh? E detto, la gente dove? Già, sono in ferie. Ho detto, ma in ferie da cosa? Cioè... Mi sono trovato con un altro che me l'ho portato dietro, un finanziario che ha vissuto con me per 20 anni. Stavo in ufficio, ma non c'era una persona. 5 milioni al giorno. Con un'azienda che fondamentalmente è una multinazionale, dove in Brasile se ne fregano di agosto. In America agosto si lavora. La Fiat chiudeva. Quindi anche questo atteggiamento estremamente provinciale di dire noi siamo la Fiat e come tale stabiliamo quando il mondo va in ferie è una pirrata, no? Non è assolutamente vero, il mondo se ne frega. Se ne frega che siamo belli, se ne frega del tempo che abbiamo belle macchine, che se ne fregano del fatto che siamo capaci di cantare. Sono tutte cose che a livello internazionale non contano niente. Io ogni volta che vado in giro con gli americani mi parlano, dice, we just love Italy, no? Dice, we love to come there, we love to come there on vacation. Yeah, but would you invest in the country? Oh, no, that we won't do. Nel discorso con la Opel mi sono incontrato con il capo della IG Metall, che un certo tizio che si chiamava Franz, che odiava la Fiat per ragioni storiche, ai tempi dell'alleanza con la General Motors. Me lo ricordo, lo incontrai a Berlino, entrò nell'ufficio, primi 5 minuti mi spiegò in dettaglio che lui era un grandissimo fan dell'Italia, che si era comprato un rustico nelle Marche, che ci andava ogni anno con la famiglia all'estate. Io ho ascoltato, incoraggiato da questo tipo di apertura verso il paese, verso gli italiani, e per la prossima ora, dopo che abbiamo discusso il rustico, mi ha fatto un tombino dicendo che noi eravamo la gente più incompetente, più inaffidabile, ma guardi, sono uscito da quella riunione completamente distrutto, con un'opinione così negativa del paese che lo sento. Dobbiamo rompere, dobbiamo smettere di vergognarci di essere italiani. E l'unico modo per farlo, questo, è per diventare credibili e affidabili a quel livello là. Il fatto che noi qui dentro pensiamo di essere veramente intelligenti, non vale un caraco. Andiamoci a misurarci di fuori.